canale YouTube di Luigi Gaudio. La caccia. Abbiamo visto la volta scorsa come Didone ormai sia presa dall'amore per Enea e come si distragga totalmente, ormai non controlla più la costruzione della città, la costruzione della città, e la gente è lasciata a se stessa, senza più la regina che controlli, ad esempio, l'edificazione dei palazzi, delle mura, e quindi perfino la costruzione e la fondazione di Cartagine si interrompe per via dell'amore che prova Didone per Enea. Giunone propone a Venere di favorire le nozze tra Enea e Didone. Generalmente Giunone e Venere sono in grande contrasto fra di loro, perché Giunone ostacola Enea, mentre Venere, la madre di Enea, abbiamo visto sin dal primo libro, l'aiuta, no? In tutti i modi. Ma in questo caso particolare sono in sintonia fra di loro, perché a tutte e due queste divinità, queste dee, pare opportuno che Enea si sposi con Didone. L'intento della dea è quello di unire il popolo troiano e quello fenicio per rendere ancora più potente la città di Cartagine, che Giunone protegge. Venere accetta, consapevole che le trame di Giunone non andranno a buon fine. Se il fato ha stabilito che Enea regni nel Lazio, nessun piano, anche ordito da una dea, potrà modificare questo destino. La madre di Enea asseconda dunque le manovre di Giunone, che intende scatenare una tempesta durante una battuta di caccia, perché Didone ed Enea possano rifugiarsi nella stessa grotta. Lì l'eroe e la regina si uniranno in matrimonio. Frattanto l'aurora, sorgendo, lascia l'oceano verso 129. Insomma, abbiamo detto, siamo all'inizio di una nuova giornata. Di notte sempre Didone si lascia, non riesce a dormire perché innamoratissima di Enea. La mattina del giorno seguente si prepara una battuta di caccia. Scelti giovani, levatosi il sole, escono dalle porte, sono quelli che devono condurre, insomma, Enea, Didone e tutti gli altri a questa battuta di caccia. Evidentemente scelti per le loro qualità, sono bravi, sono veloci. Reti a maglie, a laccio, spiedi di largo ferro. Quando si fa una battuta di caccia bisogna portare le reti per intrappolare gli animali e gli spiedi per finirli, per ucciderli, trafiggerli, insomma. Galoppano cavalli massili, cioè della Numidia, insomma, della una regione vicina a quella di Cartagine. La Numidia più o meno corrisponde all'Algeria settentrionale, mentre Cartagine più o meno si troverebbe in Tunisia. Cani dal fiuto sottile e cani da caccia. I principi punici, cioè i capi del popolo cartaginese, aspettano presso le soglie la regina che indugia nel talamo. È a letto, dicevamo, tutta presa da questi sentimenti, si trova ancora nel suo letto. Il talamo sarebbe appunto il letto. In genere il talamo è il letto nuziale, anche se lei ancora non è sposata con nessuno. È da sola, dorme da sola. Bellissimo di porpora e d'oro, attende il destriero dal sonoro zoccolo e morde focoso il freno schiumante. Attenzione che destriero è soggetto. Il destriero, quindi, il cavallo, cavallo addestrato, cavallo di razza, ecco, che è il cavallo che deve portare la regina, che aspetta ancora la regina, perché la regina indugia ancora a letto. Dicevamo che è bellissimo, di porpora e d'oro. Ecco, la porpora, come ben sappiamo, poi è strettamente collegata ai fenici, no? Che la commerciavano, insomma, l'hanno scoperta loro, diciamo così, la lavoravano dai molluschi, ecco, e quindi era una cosa molto pregiata, no? Nell'epoca antica, perché serviva per tingere le vesti. E attende dal sonoro zoccolo, quindi una specie di epiteto formulare dello zoccolo del cavallo. Morde focoso il freno schiumante, il freno, il morso, diciamo, che ha il cavallo, no? Con il quale si guida questo cavallo. Esce finalmente, circondata da un grande stuolo. Finalmente esce dalla sua camera da letto, insieme allo stuolo, quindi la schiera di ancelle. Ornata la clamide Sidonia da una balza a ricami, e la sua veste,
La clamide, infatti, il mantello, detto Sidonia, dalla città di Sidone, Tiro e Sidone erano le città fenice più importanti. Quindi, con un vestito molto, molto bello, alla faretra d'oro, la chioma annodata d'oro, una fibbia d'oro allaccia la veste purpurea. A sottolineare ancora di più la ricchezza, lo sfarzo, la faretra che porta le frecce con le quali sta andando a caccia, Didone è d'oro, la sua chioma è annodata d'oro, quindi diciamo ci sono le fibbie o comunque altre cose che tengono i suoi capelli, sono d'oro. E poi dice ancora che è d'oro anche la fibbia che allaccia la sua veste purpurea. Avanzano anche i compagni Frigi e Iulo Lieto, dall'altra parte. Ci sono i troiani, detti compagni frigi, perché la Frigia è una regione più o meno vicina alla città di Troia, insomma, all'Asia Minore. E Iulo, che è il figlio di Enea, che è lieto, contento di andare a caccia insieme con suo padre, con Enea e con Didone. Lo stesso Enea, fra gli altri, bellissimo, si aggiunge compagno e unisce le schiere e quindi raccoglie tutte le schiere dei suoi compagni troiani per andare insieme a caccia. Poi, saltati alcuni versi, dopo che giunsero sugli alti monti e negli impervi covi, appunto per andare a cacciare questi animali, ecco le capre selvagge cacciate dalla cima di una roccia correre per i giochi. Ecco, sono le capre addomesticate, ma ci sono anche quelle selvagge, no? A mo' di cervi, insomma. Sui pendici delle montagne, che devono essere appunto cacciate, scovate e che corrono per le balze dei monti. Da un'altra parte i cervi attraversano di corsa le aperte pianure e addensano i branchi in fuga polverosa e lasciano i monti. E dall'altra parte anche appunto i veri e propri cervi che attraversano le pianure e che lasciano le montagne. Esulta il fanciullo Ascanio. Cioè, giovane, giovanissimo, ragazzino, Ascanio, Iulo, abbiamo detto, il figlio di Enea, è contentissimo di partecipare a questa caccia, è entusiasta. In mezzo alle valli dell'alacre cavallo, quindi esulta il fanciullo in groppa al cavallo veloce, al suo cavallo veloce. E ora gli uni o gli altri sopravanza al galoppo. È talmente entusiasta che, insomma, sorpassa tutti altri cavalli, altri cavalieri, insomma, che si trovano a fare questa battuta di caccia. Va a galoppo, molto veloce Iulo Ascanio, e spera di incontrare tra bestie imbelli un cinghiale schiumante, in mezzo ad altri animali che sono imbelli, come abbiamo visto le capre o i cervi. Lui spera di trovare un cinghiale. Chiaro che se uno caccia un cinghiale, diciamo che si può vantare di aver cacciato un animale più difficile e più forte, anche più potente e più pericoloso, no? O un fulvo leone addirittura, quindi un cinghiale schiumante di sudore, oppure un leone dalla criniera bionda, fulva, no? Che discenda dal monte. Frattanto il cielo comincia a turbarsi con un grande fragore. Ecco, infatti, abbiamo visto, si sono messe d'accordo le due divinità, deve scoppiare una tempesta. Ecco, se scoppia questa tempesta, poi può accadere quello che loro sperano, cioè che Enea e Didone siano costretti a ricoverarsi in una caverna. Seguono rovesci di pioggia misti a grandine. È un temporale, una tempesta violentissima. Non solo piove acqua, ma anche grandine addirittura dal cielo. Sparsi i tiri, compagni fenici, detti tiri della città di Tiro, e i giovani troiani. E il Dardanio nipote di Venere, sarebbe appunto Ascanio, no? Cioè, insomma, il figlio di Enea, che quindi è nipote di Venere, detto Dardanio perché è discendente dal capostipite Dardano, era stato il capostipite della stirpe dei troiani, cercarono con timore ripari diversi nei campi. Quindi tutti si spargono, si disperdono nei campi per cercare un riparo. Precipitano i torrenti dai monti. Vuol dire che le acque dei torrenti si ingrossano perché c'è un temporale violentissimo, un acquazzone tremendo,
e quindi precipita proprio, le acque dei torrenti precipitano dall'alto dei monti. Didone e il capo troiano giungono nella stessa spelonca. Guarda un po', a caso, casualmente, si trovano insieme proprio Didone ed Enea e che possono finalmente consumare il loro desiderio d'amore, lì belli nascosti e solitari in una grotta, in una caverna, nella stessa spelonca. Per prima la terra e Giunone Pronuba danno il segnale. Ecco, le divinità sono ben contente, soprattutto Giunone è ben contenta che Enea e Didone si rifugino nella stessa caverna, nella stessa grotta. Qua c'è un epiteto di Giunone importantissimo. Giunone è detta Pronuba, cioè che favorisce le nozze, e infatti favorisce le nozze in questo caso tra, insomma, l'unione fra Didone ed Enea. Rifulsero folgori e l'etere consapevole del connubio ulularono dalle più alte vette le ninfe. A questo punto sembra che quasi tutta quanta la natura assecondi questo momento e quindi dice rifulsero le folgori, ci sono dei lampi, dei fulmini nel cielo, l'etere è consapevole, l'aria persino e il cielo è consapevole del connubio, dell'unione fra Enea e Didone. Ovviamente questo è un poema epico, quindi Virgilio non si sofferma sui particolari dell'unione amorosa fra Enea e Didone, ma sottintende, ecco, quello che sta avvenendo in quella grotta. Ulularono dalle più alte vette le ninfe che abitano i monti, non a caso sono divinità femminili, che quindi assecondano, sono contente dell'unione che sta avvenendo. Quello fu il primo giorno di morte e la prima causa di sventure. È un momento di amore, di dolcezza, eccetera. Ma Virgilio, visto che questa è una tragedia, quella che si compie nel quarto libro, è una tragedia. Sapete che ci sono stati dei tragediografi che hanno preso questo quarto libro dell'Eneide di Virgilio e da questo hanno tratto ispirazione per le loro tragedie, la Didone innamorata, eccetera. Ecco, questo è un giorno di morte. Spesso comunque nella letteratura l'amore è collegato con la morte. A partire da questo grande, bellissimo episodio, poi tantissime altre storie, come quella di Tristano e Isotta, di Lancillotto Ginevra, e molte altre, insomma, nella storia della letteratura mondiale, hanno visto l'unione dell'amore e della morte. Lo dice Virgilio, questo che pure è un momento di amore fu il primo giorno di morte, cioè causò, fu la causa principale della morte, delle sventure, delle sfortune che poi si accumuleranno. Primo per la morte di Didone, prima di tutto, poi per quello che avverrà nel corso dei secoli fino alle guerre puniche. Didone non si preoccupa di apparenze o di fama, ormai non medita un amore furtivo. Cioè, Didone non si preoccupa nemmeno di nascondere quello che sta avvenendo, non si preoccupa di evitare che si sparga la notizia, la fama, no? Ora è ormai contentissima perché il suo desiderio di amore si è realizzato. Lo chiama connubio. Dal punto di vista di Didone è un vero e proprio matrimonio. Come vedremo invece, dal punto di vista di Enea, è un qualcosa, un'avventura, diciamo, ma non c'è stato un matrimonio sancito con un rito sacro ben preciso. Vela con questo nome la colpa, in questo modo vela la sua colpa perché comunque lei, ancora non sposata con un altro uomo, si unisce, con Enea dimenticandosi di Sicheo. Qua dobbiamo fare riferimento anche alla condizione della donna a Roma, in Grecia, a Roma, eccetera. In base alla mentalità tradizionale, se una donna è sposata con un uomo e quest'uomo muore, nel caso di Didone è morto il suo marito Sicheo, lei dovrebbe comunque rimanere fedele al marito. È preferibile. Questa era la mentalità tradizionale di allora. Ecco. A Roma la mentalità era questa. Era preferibile questo, per i romani la donna doveva essere univira, cioè
votata ad un unico uomo per sempre, per tutta quanta la sua vita. Invece, a quanto pare, l'uomo no. C'era, era una mentalità patriarcale, maschilista. Tant'è vero che Enea aveva avuto una moglie, che era Creusa, vi ricordate? Che era una troiana. Lei poi poteva averne un'altra, poteva sposarsi un'altra volta. Lui, scusate, poteva averne un'altra, poteva sposarsi un'altra volta, perché è così, la mentalità di allora era questa. Vorrei sottolineare questo aspetto, perché Virgilio dice che Didone ha una colpa, vela con questo nome, la colpa, nasconde con questo nome di matrimonio, nuovo matrimonio, una colpa. Cioè per lui è comunque si macchia di una colpa una donna vedova che si unisce con un altro uomo. Mentre invece che Enea si unisca con Lavinia, lo stesso Virgilio ce lo presenta come qualcosa di auspicabile. Che si sposi un'altra volta Enea, per Virgilio è giusto. Mentre che si sposi un'altra volta Didone, per Virgilio non è giusto, perché si fa portavoce della mentalità del tempo, capite? Altri video didattici sono...